Cosa andiamo a illustrare oggi in questo video? Allora, in questo video non vi insegnerò come installare la suite Adobe, tra virgolette, regalata, ma come aggiornarla una volta che è stata, diciamo, modificata, ma sappiamo bene di che si parla. Allora, una volta che noi abbiamo il nostro programma, che può essere Photoshop, che può essere quel cavolo che è, noi vedremo che qui abbiamo tutto cliccabile tranne registrazione del prodotto, disattiva e aggiornamenti. In questo modo il prodotto non si aggiorna. È praticamente impossibile che quando noi apriamo Photoshop CS6 esca magari qui nella barra dei menu la classica A non uscirà. Quindi noi per aggiornare Photoshop o qualsiasi altra cosa che noi abbiamo, dobbiamo andare a fare la ricerca di Adobe Application Manager, quindi installare praticamente manualmente. Infatti qua farà la ricerca degli aggiornamenti. Qua vabbè, mi dice che in base alla verifica tutte le applicazioni sono aggiornate meno di un minuto fa, quindi io ho tutto aggiornato, quindi non c'è bisogno di fare nessun tipo di modifica in tal senso. Se invece rileverà che ci sono degli aggiornamenti da fare, chiaramente farà il download, e questo comunque non danneggerà, diciamo, il vostro programma. Non è che un giorno lo riaprite e vedrete che vi verrà fuori la classica finestrella prodotto scaduto, cose di questo genere. No, perché praticamente l'aggiornamento che si fa non dà problemi in questo senso. Quindi potete aggiornare Photoshop, Illustrator, quello che avete, senza alcun problema. Per cui, se magari qualcuno pensava che una volta avuto la suite Adobe regalata non è possibile fare gli aggiornamenti sono possibili. Questo è l'unico metodo conosciuto, ovviamente, per Mac. Windows è tutta un'altra cosa, non c'è bisogno di fare questo passaggio. È un po' più lungo, però io non ho Windows, sinceramente non mi va di stare qua a dire come si fa, come non si fa. Quindi questo è quanto. Mi raccomando, se avete la suite Adobe regalata, questo è il metodo più veloce e intelligente per aggiornare. Quindi non andatevi a riscaricare la versione aggiornata successiva a questa e quindi andare a scaricare altri gigabyte, perché non ha senso. Si può aggiornare tranquillamente dal computer e stop. Io ho aggiornato tranquillamente tutto, funziona tutto a meraviglia, non mi sono stati chiesti i codici, ormai è passato più di un mese, quindi se ci fosse qualcosa che non quadra sarebbe già uscita, e quindi insomma divertitevi con la vostra suite. Vabbè, anche per questo video è tutto, e quindi alla prossima.